Siamo pronti, dottor Michaels. Il respiro del diavolo. Si chiama GR27, non... Non importa. Attenti, nelle mani sbagliate può... Non si preoccupi, siamo i migliori. Questo mi conforta. Codice 381 in partenza. Prego, dottor Michaels. Che diavolo è? Benvenuto, dottore. Vattene, facciamo noi. Sì, come no. Sistemare questi tizi prima di pensare. Wow! Il giudizio è alle porte! Lui sta arrivando per liberarci dai peccatori! Speravo di portarti qui. Le mie abilità mi rendono persuasivo. E Norman voleva usarlo. Un gesto inutile alla fine. E in tutto questo dov'era Norman? Rintanato come un topo. Sapeva cosa sarebbe accaduto ed è fuggito. Norman è una piaga per questa città. Deve essere estirpato. La sua corruzione va eradicata. Norman si nasconde dietro una maschera di menzogne, ma io mostrerò a tutti il suo vero volto.
sta bene. L'hanno preso? Sì. Quanto è preoccupante? Molto. La cercano tutti! Il siero? Perso. Dite scoia! Pensi di essere un eroe? Vuoi salvare la gente, ma procuri solo guai. È colpa tua! Colpa mia? Ma si aspettava a voi? Due, davvero? No! Dobbiamo avvisare subito Osborne. Io vado. Grazie. Me ne ricorderò. Diamine, niente respiro del diavolo. Devo avvisare Mary Jane. Mary Jane Watson, lasciate un messaggio comprensibile e vi richiamerò appena posso. Che stai combinando, MJ? Elemento atmosferico, siamo armati fino ai denti. Il diffusore Gaia rilascia l'atmosfera. Signor Lee. Sarà più semplice per tutti se resti calma e fai come ti dico. Aiuto! Polizia! No! Amo! Passi il sindaco Osborne. Chi parla? L'uomo che sta cercando. Cosa vuoi? Ti voglio al Grand Central Terminal entro mezz'ora. Da solo. Non farei versare altro sangue. Calmarci. Sono una giornalista. Ho una linea diretta col sindaco Osborne. Posso fare in modo che arrivi qui in tempo. Come? Prima, lascialo. Sì. Datti una mossa. Bene, arrivo. Andiamo, andiamo. Ci sono quasi. È fatta. Brava, ora ti porto via da qui. È il respiro del diavolo? A quello penso io. No, siamo partner. Ne parliamo dopo. Queste persone potrebbero morire. Anche tu. Non lo permetterò. No. Ho scelto di essere qui, è un problema mio. Che significa che l'hai scelto? Negativo, sei nali. Avviate il timer. Finito. Ce l'hai fatta! Pronta, seguitemi tutti! Così, egli sta scappando! Finalmente. Scusa il ritardo, è un brutto vizio.
Perché fai tutto questo? Saldo un vecchio conto. Meglio tenere le distanze ora. Sei malato. Devi farti aiutare. Non voglio ferirti. Niente può ferirmi. No, non più. Niente freni? D'accordo. L'ultima volta ha funzionato. Yuri, c'è un cantiere tra la 42esima e la prima. L'area resterà chiusa ancora un mese. Perché? Prossima fermata, il carcere. Riportatelo in laboratorio. Davanti! Mary Jane Watson, lasciate un messaggio comprensibile e vi richiamerò appena posso. Ehi, sono io. Se vuoi parliamo. Beh, però puoi scrivere. No, non finita in quel senso! Di no. Ah, sì, ottimo. Meno ottimo. A che deve pensare? Oh, tu dici? Doc? Parker! In tempo per un brindisi. Brindisi? Ehi, ma dove sono le braccia? Oh, wow. Pazzesco. Ma come ha fatto? Rete neurale intracranica. Velocità di trasmissione sotto il nanosecondo. Maggiore dei segnali interni al cervello. Figuriamoci di una protesi esterna. È fatta, Peter. E nessuno può toglierci il merito. Fantastico. E la tua rete neurale è stata la vera svolta. Ma non è ancora pronta. Ci sono troppe incognite. Ma meraviglia. Su, da un'occhiata. Ci siamo. Doc?
aspetta, dottore, forse c'è un problema. I problemi sono ovunque se li cerchi. Ma la fortuna aiuta gli audaci. Ora mostriamo al mondo la nostra opera. Otto, la nostra rete non isola i neuroni motori. Se avesse effetti su altre zone del cervello, inibizioni, umore, dico solo che servono più test. Basta con i test! È la prima volta in vita mia che non mi sento un fallito. Mi sento solo me. Lei non è un fallito, ma così rischia danni permanenti. La prego. Coraggio. Manca poco. Devo solo testare meglio. Vai. Vai. Va tutto bene? Sì. Grazie. Per tutto. Dal Grand Central Terminal per ascoltare le dichiarazioni del sindaco Osborne. Martin Lee è dietro le sbarre. Io mantengo sempre le mie promesse ai cittadini. I newyorkesi devono prendere una decisione che potrebbe cambiare il destino di questa città. Il giorno delle prossime elezioni, ricordate quello che ho fatto? Oggi possiamo sentirci tutti più sicuri. Bugie! Immagini quello che ti aspetta. Peter! Ehi, stai bene? Sopravvivo. Sono preoccupato per te. Gestisci questo posto da sola. A loro serve aiuto. Se perdo qualche ora di sonno, pazienza. Hai più avuto notizie del signor Lee dopo? No. Ma l'uomo che conoscevo era diverso. Chiunque sia diventato, io preferisco ricordarlo così. Allora, come va con MJ? Diciamo che... Insomma, lei... Beh, sai, è un po' complicato. Sincerità, è così che Ben e io abbiamo superato i problemi. Problemi voi due? Ma certo, soprattutto la vostra età. Tu sei sincero? Sa chi sei veramente? Ehi, alza un po', voglio sentire. Un portavoce della polizia ha confermato che questo era il camion con il dispositivo usato nell'attacco al Grand Central Terminal. Oh, non finirà mai. Peter. Il respiro del diavolo non è più un problema, ma c'è di peggio. Riker! Dobbiamo sbrigarci! Salta su! Che succede? È stato un attacco coordinato, orchestrato dall'esterno. Tutti i bracci della prigione sono compromessi. Tra qualche minuto l'intera popolazione di Riker potrebbe riversarsi sulla quinta strada. Invece il raft? Dovrebbe tenere. È una struttura di massima sicurezza alimentata da una rete elettrica autonoma. Bene. E il respiro del diavolo? Ci pensa la Sable. Ti fidi di loro? Che alternative ho? Oh oh. Non hai messo la cintura! Direbbe sotto controllo. Scusa, ma il raft non era sicuro.
Lo era. Andiamo. Magari non è grave come sembra. Apprezzo l'ottimismo, ma per esperienza, se sembra grave, in genere è peggio. Occhio! Fiori! Sto scivolando! Preso! Resisti! Stai bene? Sì. Benvenuti alla festa! Giusto in tempo per qualche fuoco d'artificio! Libera uscita per tutti, gente! Electro, perché sta liberando tutti? Io vado al centro di controllo per valutare la situazione. D'accordo, io mi unisco alla festa. Ciao, Rhino! Spero che ti piacciano le sorprese! Ehi, dove sei? Chi? Io? Chiuso in un carcere con i criminali che ho catturato nel... È troppo bello per essere vero. Scorpion, mi scusi un minuto! Sono nel mezzo di una telefonata! Avanti, Spider-Man! Pensavo fosse un inseguimento! Oh, preso! Volto! Da quanto tempo? Ci divertiremo un... Scusa, vado di fretta! Visto il mio nuovo costume? Bello! Dove l'hai preso? Un club esclusivo! Buona idea! Non dobbiamo neanche lottare, se non volete! Ma noi vogliamo il come! Avete tutto il vostro compito. E alla fine sarete ben ripagati. Via! Eccolo!
Troppi anni. Troppe menzogne. È finita, Norman. È l'ora della verità. May, stai bene? Sì, bene. Potresti portare queste fuori? Sì. Lavorano giorno e notte alla ricerca di un antidoto contro il morbo. In città la quarantena è stata imposta ovunque. Dalla Sable International, che adesso controlla militarmente le aree di transito. In questo momento gli agenti tentano di contrastare i detenuti evasi da Riker e da Raft. Intanto, il sindaco Osborn ha incolpato pubblicamente Spider-Man per l'evasione di massa e per l'epidemia, bollandolo come fuggitivo. Ma non ha ancora fornito alcuna prova. E molti credono stia solo cercando di scagionarsi. Un'inchiesta del Bugle ha infatti dimostrato che il morbo è stato originariamente prodotto in un laboratorio illegale della Oscorp con sede a Manhattan. Il sindaco ha garantito che la Oscorp lavora a stretto contatto con l'NDC per lo sviluppo di una cura, ma le dichiarazioni non trovano ancora riscontro. Dottor Octavius, perché? Potevo fermarlo. Mi ha chiamato l'ospedale. Dicono che sei sparito. Non ho tempo da perdere. Secondo i dottori hai 14 ossa fratturate. Quindi ne ho 192 ancora a posto. Ma grazie per l'aiuto. Il peggio è stato nasconderti alla Sable. Per loro adesso sei un bersaglio primario. Ne sono onorato. Che sta succedendo, Yuri? Non lo so. Rhino ha assaltato il distretto dell'Upper West. Electro è nell'Upper East. Devi intervenire. Gli armati hanno attaccato un veicolo della Sestia. Direzione Museum Mile. Passo. Si mette male. Chiedere un autografo. Jetpack? Chi ha avuto la brillante idea di fornirgli dei jetpack? Peter, grazie al cielo. Ci servi al centro per i veterani. Dove sei? Mi hanno trattenuto. Stai bene? Che succede? I detenuti hanno appiccato le fiamme. Abbiamo evacuato il personale dall'edificio, ma May e Miles sono ancora dentro. Sto cercando di raggiungerli, ma il fuoco si propaga velocemente. Resta dove sei, MJ. Ci penso io. I soccorsi stanno arrivando, ma ho trovato un'uscita antincendio che dovrebbe... MJ, non ti muovere! Non voglio dover salvare anche te! Peter, non fare l'eroe! Aspetta! May! 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 Aiuto! Siamo qui! Ok, coraggio. Resisti! Sì, a me stai bene. Verso la finestra! È lontana! Resistete!
Ok, reggetevi forte! Andiamo, stupida di una... Coraggio, May! Ti aiuto! Oh mio Dio! Via! Via! Miles! Andiamo! No! Ti teniamo! Ti teniamo noi! Sta bene. Stanno tutti bene. MJ, non fosse stato per te, Miles, penso che sarei... morto. Esattamente come lo sarei io se non mi avessi salvato qualche migliaio di volte. Resto comunque in debito. Sei in gamba. Ehi. Scusa se ho rovinato tutto. Solo... è difficile essere sempre la donzella in pericolo. Per una volta volevo essere io a salvare qualcuno. Perdonami se ti ho sminuita. Ancora partner? Sempre. Ehi, non sapevo se la preferisci frizzante, liscia, di sorgente o di montagna. Così le ho prese tutte. Vi ho interrotti? No, MJ, la signorina Watson e io parlavamo di strategia. Strategia? Esatto. La città è in pericolo, serve il nostro aiuto. L'aiuto di tutti. Ok, attendo ordini, coach. Ok. Divide e timpera. Signorina Watson, serve un antidoto per il respiro del diavolo. La Oscorp sta lavorando alla formula, ma non possono proteggerla da Octavius e Martin Lee. Dobbiamo trovare la cura e proteggerla. Cercherò qualche indizio. Miles, devi essere i miei occhi e le mie orecchie al Fist. Al minimo problema, chiamami. Dobbiamo proteggere i rifugi e i loro ospiti. Certo, conta su di me. Tu invece? Dei pazzi in calzamaglia stanno smontando la città pezzo per pezzo. Io farò lo stesso con loro. D'accordo, d'accordo. Aspetta! Come posso contattarti? Sì, insomma, hai un telefono nelle tasche o qualcosa del genere? Chiedi alla signorina Watson. Buona fortuna, squadra. Hai il suo... sei la ragazza di Spider-Man. Sarebbe fortissimo se... Coraggio, Sherlock. Vediamo cos'hai in questo bouquet di bottiglie. Trovato. Ciao, Spider-Man. Ti prego, lascia che mi presenti. Io sono... Otto Octavius. Icarus non esiste, vero? No. Martin non ha bisogno d'aiuto con l'antidoto. Icarus era una scusa per attirarti in posizione. Cosa significa? Vuoi uno strappo? Octavius è stata una ventata di aria fresca. Sì, quell'uomo è un vero genio. MJ! Peter, va tutto bene? Che succede?
È solo il traffico. Ascolta, lì punta l'antidoto. Dobbiamo trovare il laboratorio del respiro del diavolo prima di lui. D'accordo. Esamino tutti i permessi. Se esistono tracce del laboratorio, le troverò. Grandioso! Ok, MJ, ci sentiamo. È andata male? L'ho sfiancato. Passiamo al piano B. Sì, tocca a te. Oh, Adriana, sono io, Spider-Man. Che diavolo vai urlando? Nessuno capisce le mie... Conti, insetta. Conti? Spider-Man! Ti spiezzo in due! L'hai capita! Hai capito la battuta! Sarò sincero, preferivo quando agivate da soli! Ora tocca scintilla. Che succede? Electro si è scaricato. Ah, Spider-Man, suppongo. Se davvero avessi a cuore questa città, amico mio, mi aiuteresti a smascherare quel furfante di Osborn? Massacrando degli innocenti. Avrei riparato i danni. Sei malato. Ti serve aiuto. Ho tutto l'aiuto che mi serve. E non ci fermeremo prima che Norman abbia quello che merita. Odio quando fanno comunella. Devo riprendere fiato. Che ore? Accidenti! Se fossi un mercenario travestito da scorpione, dove potrei essere? Dietro di te! Io ti finirei qui, ma è Octavius che paga e lui vuole torturarti. Scelta che rispetto. Dannazione, cosa mi hai iniettato? Forse ce l'ho fatta. Dov'è il mio costume? La decontaminazione mi è un po' sfuggita di mano. Questa va qui. Finché non torna Miles, dobbiamo accertarci che nessuno soffra la fame. Oh, Peter, che bello vederti. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto, zia May. Come procede? Bene, ma c'è molto da fare. Oh, lascia che ti... Ehi, attenta! Sto bene. Non sei stata tu a insegnarmi ad accettare che siamo esseri umani come tutti gli altri? Tu e Ben. Sempre pronti a usare le mie stesse parole contro di me. Sto bene, Peter. Non è nulla di grave. Dov'è Miles? Non può aiutarti? Ah, lo sta facendo. È andato a recuperare dei medicinali al centro accoglienza. È incredibile quanto finiscano velocemente gli antibiotici. D'accordo. Tu prenditi una pausa. Qui ci penso io e dopo andrò a cercare Miles. Affare fatto? Affare fatto. Il mio orgoglio dovrà farsene una ragione. Andiamo, Miles, rispondi. Non posso preoccuparmi anche di te. Zitto, zitto. Una passeggiata, certo. Come ha fatto un gruppo di detenuti a combinare questo? Sembra sia passato un bulldozer esplosivo. Avanti, cassa, non deludermi.
amoxicillina. Perfetto. Che razza di armadio! Quello deve essere il bulldozer. Il programma dei rifornimenti! Ora! Yaskazan! Signori, chiedo venia. Il mio partner è... sgraziato. Non comprende le sottigliezze dell'arte persuasoria. Basta! Ne avrei fatto a meno. Cos'è? Controlla. Vai. Come nascondino! Io odio nascondino! Ora non mi resta che avvisare May. Lasciami! Molla il portafogli! Aiuto! Lasciatelo stare! Grave errore, ragazzino. Non potete comportarvi così! Ah, sì? E chi lo dice? Ah, il ragazzo okay. Fegato. Fianchi dritti. Che diavolo dice? Tra un attimo non dirà più niente. No! Wow. Sei in coda? Nah, sto bene così. Sei in coda? Devo migliorare il mio repertorio. Miles, ehi, ti stavo cercando. Tutto bene? Ehi, sì, non ti arrabbiare. Ma ho un po' di cose da dirti. Gioca con uno della tua taglia, Rhino! Nessuno è della mia taglia, Puck! Allora magari ne parliamo? Rhino, spiegami questa alleanza! Non eri un solitario? Conta solo il fine, Puck! E il fine giustifica i mezzi! Ok, Rhino. Ora basta! Mai fidarsi di un bambinone di 8 tonnellate! Ora ci penso! Hai idea di come reagirebbe Octavius se scoprisse che tu hai fallito? Io ho fallito? Sì, tu, scimmione! La convivenza forzata potrebbe aiutarvi ad andare d'accordo! Stupido e inutile pulsante. Ma cosa? Non può essere per Harry, giusto?
Noi non dovremmo andarcene senza un piano. Noi? Voi resterete qui. L'antidoto è pronto. Io devo controllare la produzione. Sarà troppo vulnerabile senza di me. Mi sento molto più vulnerabile con te. Vado da solo. Non si discute. Squadra 2 in attesa. Ho bisogno d'aria. Nomi in codice del respiro del diavolo. Ci sono. Tra la decima e Cathedral. Non sarà. Ma certo, decima e Cathedral, il dipartimento degli archivi Oscorp. Il nascondiglio ideale per un laboratorio segreto. GR-27, l'incidente Martin Lee. Che cos'è? Sì, ora sta registrando. Io sarò nella stanza accanto. Non temete, la cura ha solo bisogno di te. Ope, io tenshi, te ho i pai mamazai. Aiuto! Per favore! Aiuto! Credevo fosse solo un consulto. Ma sembrava pronto. Io vado dentro. No, non puoi. È troppo tardi. Fate qualcosa! Aiuto! Aiuto! Norman e Otto. Tutto è partito da loro e loro hanno creato Martin Lee. Questo mi serve. Ma cosa? No! Chi è là? No. No. Su, forza, forza, forza. Dannazione! Abbiamo visite. Massima allerta. Trovata, capo! No! Pete, ci sei? Sono sulla Lex. Stai bene? Tra poco starò meglio. Angolo nord-ovest. Sei pronto? Aspetta, aspetta! Troppo tardi. Tocca a te! Tu sei matta. E tu sei incredibile. È difficile da metabolizzare. È rimalato. Norman e Lee. Il dottor Octavius. Lo so. È tutta colpa mia. No, non ricominciare. Ora non sei più solo, Pete. Io e Miles penseremo al Fist. Tu cerca Norman. Trova la cura. Grazie, partner. Aprite! Ah!
Hai assalito i miei uomini e distrutto i miei equipaggiamenti. Sei costato milioni al mio cliente. Dammi una sola ragione per non ucciderti. Ascolta, tu non mi piaci e io non piaccio a te. Ma in questo momento il tuo cliente è alla mercé di lì e lo aspetta una brutta fine se non interveniamo. Possiamo restare a litigare o affrontare lì. Scegli tu. Allora abbiamo un accordo. Mi aiuterai a salvare Norman. Per il resto non prometto nulla. Affare fatto. Mi è fuori controllo. Tu pensa a Osborn. Io parlerò con loro. Viva gli amici. Vattene, Spider-Man. È una questione tra me e Osborn. È l'unico campione. No! No, Martin! Io te l'ho detto, mi dispiace. È stato un incidente. Io volevo aiutarti. Non aiuti le persone. Tu le usi. So dell'incidente. So cos'è accaduto ai tuoi genitori. Incidente. Hai lo stesso cinismo di Osborn. I miei genitori sono morti a causa mia, per ciò che Osborn mi ha fatto. Dolore di lì. La sua rabbia. Stanno alimentando il suo potere. Non riavrai i tuoi genitori. Perché ti ostini a voler salvare quest'uomo spregevole? Io voglio salvare te, Martin. Non cercare vendetta. Basta. Martin, puoi uscirne? No! Osborn deve soffrire! Lo so. Ma non è questo il modo, Martin. Be
inutile. Espressione nei tuoi occhi. Non sai da quanti anni desideravo vederla. Pronto per il gran finale. Via, ma non devi preoccuparti di lui. Andiamo in ospedale. No, non in ospedale. Alvista. Serve un dottore. Non ci sono dottori. Chi gestisce il centro? Io credo. Ok. Cercherò di fare del mio meglio. Hai maschere, guanti, strumenti sterili? Oh, grazie. Se vuoi ringraziarmi, sopravvivi. Oh mio Dio. Ce la farà. Deve riposare. Ehi, aspetta, piano! Dov'è May? Dicono che non le resta molto tempo. Adesso dove vai? Devo trovare Otto. All'antidoto. Non so se posso batterlo. Tu forse no. Ma il tuo amico Peter Parker potrebbe darti una mano. Cosa? Ha lavorato Peter su quelle braccia. Lui potrebbe trovare un punto debole. Falli secche, tigre.
Neanche questa. Forse ci siamo. No. Ah! Ah! Ce l'avevamo fatta, Doc. Ma devo distruggere tutto. Usando un po' di inventiva. Che implori? Beh, scordatelo. Il mondo saprà la verità prima di raschiarti via dall'asfalto. Oh! Ah! Confessa quello che hai fatto! Io non ho... Per tutto questo tempo hai prosperato sulle menzogne! Bugiardo! Tu hai rubato la mia azienda! Le mie idee! Ora, la verità. La verità. Va bene. La verità è che tu hai concluso qualcosa solo sotto la mia guida. La verità è che non hai mai accettato di essere inferiore a me. Sei un fallito, Otto. E lo sarai per sempre. No. Dammi l'antidoto. Otto, hai sempre aiutato gli altri. Ti prego. Stai ostacolando l'uomo sbagliato. Ma fa come credi. Non resta molto! Ti prego! Consegnerò l'antidoto quando Osborne avrà pagato per i suoi crimini. Lasciami salvare la città. Poi potrai fare come vuoi. Sono perfettamente che te voglio! Ora togliti di mezzo prima che mi faccia del male! Sei una vera delusione, Parker. Lo sapevi? Ti avevo...
avevo avvisato, Peter. Ma non mi hai dato ascolto! Lo sapevi! Non ti lascerò vincere! È troppo importante per me! Non quanto lo è! Per me! No! Sono ferito! Otto! Fermo! Se vuoi cambiare il mondo, devi essere in grado di sostenere il peso delle scelte più gravose. Sono assolutamente d'accordo! No! 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 Tradito, proprio come tutti gli altri. Tradito? Tradito? Io ti veneravo! Il tuo genio, la tua coscienza, la tua volontà di aiutare gli altri. Tu non ti arrendevi mai! Certo, perché gli uomini come noi hanno un dovere, una responsabilità. Usare il loro talento per aiutare gli altri. Anche chi non sa apprezzarli. Dobbiamo sempre fare il bene di chi è inferiore a noi, che gli altri capiscano oppure no. No, ti sbagli! Io volevo diventare come te! Ma tu hai rovinato tutto! Sì, certo. Hai ragione, Peter. Oh, adesso mi è chiaro. L'interfaccia neurale mi ha confuso. Posso ripararla. Forse possiamo farlo. Insieme. Se tu mi aiuterai. Sì che ti aiuterò. Manderò qualcuno a prenderti. No! Se finisco in cella, perderò le mie braccia. Sarò bloccato in questo inutile corpo. Ti prego. Non ero in me. Dicevi che non volevi abbandonarmi. Me lo hai promesso. Ricordi?
E poi c'è il rischio che io svegli a qualcuno il tuo segreto. Fa ciò che ritieni giusto, Doc. Ci rimane solo questo. Peter. Anche quando fa male. Peter, dove vai? Peter! Peter! Si può fare. Ma per produrre altre dosi serve tutto il campione. E quanto ci vorrà? Qualche ora. Forse più. Se lo usiamo subito per qualcuno? Non potremo curare gli altri. Torno tra poco. Guarirà, signora. Ho qui l'antidoto. Togliti la maschera. Voglio guardare in faccia mio nipote. Sapevi? Sì, da molto tempo. Temevo ti preoccupassi. Infatti. Ma sono così fiera di te. Anche Ben lo sarebbe. Tutte le persone che hai salvato. Non so cosa fare. Sì, che lo sai. Quindi? Ciao, Mary Jane Watson,
nuova co-direttrice. Grande. Grazie. Ne ero sicuro. E tu? Trovato lavoro? No, ma... Arrivo subito, cara. Ok. Mm-hmm. In realtà pensavo di cambiare settore. Mm? Sì, potrei diventare uno chef. Scusami, è che... sei uno scienziato. E in gamba. Il mio ultimo progetto è stata una piovra robotica che ha quasi distrutto la città, quindi... Già. Certo, sul pollo al curry non hai rivali. Vero. Migliorerò i fagottini. Campeggio? Oh, sai, casa nuova sarà pronta tra una settimana. Miles mi ospiterà per un paio di notti. Ah. Sai, puoi sempre venire a stare da me. Ma solo se vuoi. No, cioè, sì, insomma, non è che io non voglia, in realtà voglio, ma solamente se vuoi anche tu. Non ho mai smesso di volerlo. Anch'io.
non sono un esperto, ma forse dipende da come le parli. Sono troppo nervoso. Questa dove la mettiamo? Qui va bene. Ok. Senti, Pete. Sì? Ecco, vorrei parlarti di una cosa che non posso dire a mia madre. Dimmi. Beh, sai, mi succedono cose strane. Fisicamente. Oh. Oh. Certo, stai attraversando un'età in cui il corpo comincia a cambiare. E forse hai notato certe zone no, che... non quello. Senti, forse... forse è meglio che io... Ok, ti faccio vedere. Come? Va bene. No, no, non serve. Strano forte, eh? Neanche troppo. Eravamo a un passo. Ma non mi arrendo. Troverò una cura per te. Lo giuro. Figlio mio.